IFA 2016, questo è sicuramente lo smartphone più interessante della famiglia Zenfone 3, che arriverà, speriamo a breve, anche nel nostro paese. Perché è lo smartphone più interessante? Perché è quello dotato di processore Snapdragon 821 e fino a 6 GB di RAM. Per quanto riguarda il design, devo dire l'ho trovato un po' un miscuglio di design. Per fortuna abbiamo la retroilluminazione, cosa che non abbiamo su altri Zenfone, e poi questa gradevole finitura metallica opaca sul retro, con questa fresatura sia davanti che dietro sul bordo, se riuscite a vederla. Doppio LED flash, autofocus laser, lettore di impronte, che però non è il tasto di accensione che troviamo qui e non è neanche il bilanciere del volume. Abbiamo poi una fotocamera da 23 megapixel con apertura f2.0, una batteria da ben 3000 mAh, che forse però potrebbe non sembrare così particolarmente adeguata a tutta questa richiesta di hardware e a un display che è da ben 5.7 pollici, ma è giustificata da uno spessore di soli 7,5 mm. Avete visto anche il connettore Type-C. Il display è un Full HD, come vi dicevo, 5.7 pollici diagonale, un bel Super AMOLED, si vedono i colori abbastanza esplosivi e non siamo neanche a una luminosità così alta. Poche novità dal punto di vista invece software, che rimane la classica, tra virgolette classica, difficile dire classica visto come è facile personalizzarla, ma insomma Zen UI basata su Android 6.0.1. Oltre a questo, come vi dicevo, una svolta dal punto di vista del design e di quello che vuole essere la famiglia Zenfone, che finora erano prodotti non esattamente al top ma sicuramente economici. Quindi aspettiamo di scoprire per queste valutazioni il prezzo di Zenfone 3 Deluxe anche per il nostro paese. Per questa anteprima è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.